Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore. In primo piano le tematiche ambientali. Il comune di Rocca d'Aspide è il primo in Campania tra quelli con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti per la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, che ha superato il 75%. Il riconoscimento è stato ritirato nelle scorse settimane direttamente dal sindaco Gabriele Iuliano a Roma. Sindaco, ancora un riconoscimento per gli impegni profusi a favore dell'ambiente, ancora una volta Comune Riciclone. Ancora una volta, ma questa volta siamo primi in Regione Campania tra i comuni dai 5.000 ai 10.000 abitanti. È una soddisfazione enorme dell'amministrazione, mia personale, direi della città, perché si premia un lavoro che abbiamo svolto in questi anni insieme ai cittadini, con una grandissima sensibilità che hanno manifestato su questo tema e su questa questione della raccolta differenziata, che ci mette veramente nella condizione di essere soddisfatti del lavoro svolto, ma che ci mette anche nella prospettiva di continuare ancora più incessantemente in questo lavoro che stiamo conducendo con gli uffici, con il personale tecnico, con le aziende che operano con noi in questa attività, perché si possa arrivare in futuro a raggiungere le percentuali che contraddistinguono i comuni in positivo ed in assoluto in questo aspetto della raccolta differenziata, appunto. Un paese pulito da sempre grazie agli sforzi dell'amministrazione, dei cittadini naturalmente. Ricordiamo che è un servizio attivo quotidianamente su un territorio insomma anche molto vasto. Appunto. Noi copriamo una superficie di 68 km quadrati, sono 5 contrade rurali oltre al centro urbano, svolgiamo questa raccolta con personale interamente comunale, con mezzi nostri, quindi anche sotto questo aspetto lo sforzo che abbiamo compiuto e che stiamo compiendo sia in termini di risorse sia in termini proprio di organizzazione è tutto a carico dell'ente comunale, quindi è anche questo un motivo in più di soddisfazione, perché siamo riusciti a creare una organizzazione tale per cui tutti i giorni c'è una raccolta porta a porta in centro urbano e sulle contrade rurali, che effettivamente era difficile da immaginare all'inizio proprio per la dimensione del territorio e per la vastità delle aree che dovevamo naturalmente coprire. Finora dunque ottimi risultati, a parte insomma qualche periodo di debolezza dal quale comunque ci si è ripresi presto e qui insomma si capisce la forza di questo progetto, ma quali sono ora le prospettive per il futuro? Le prospettive sono quelle di chiudere definitivamente in un sistema di economia circolare, almeno per quello che ci riguarda l'obiettivo è questo, e di continuare in un'attività sempre più insistente e serrata con i cittadini, con tutti gli operatori, per far sì che questa città, questa area territoriale si continui a contraddistinguere in futuro per essere un'area dove la qualità della vita è ottimale, dove la tutela dell'ambiente è un valore assoluto e dove per arrivare a questo la raccolta differenziata è un elemento fondamentale e imprescindibile, per cui sotto questo aspetto noi continueremo a svolgere tutte le nostre azioni e ad esprimere il massimo impegno e la massima attenzione perché tutto questo possa realizzarsi quanto prima. Le tematiche sociali, festa di fine anno all'asilo nido, il calore delle coccole di Castel San Lorenzo che fa capo al piano di zona ambito S7. Grande festa di fine anno, possiamo dire, a Castel San Lorenzo, all'asilo nido, il calore delle coccole. Ne parliamo con Anna Rosa Cammardella, un'educatrice impegnata qui all'asilo nido. Allora, una grande festa che coinvolge i bambini e soprattutto le famiglie. Sì, eccoci arrivati alla fine del percorso di quest'anno con le famiglie, appunto. Oggi vedremo impegnati i bambini in questa storia, diciamo, del bruco, che li ha accompagnati un po' per tutto l'anno. E quindi questi bambini così che pian piano insomma hanno imparato, hanno scoperto il mondo e poi sono diventati appunto farfalle e quindi possono oggi spiccare il volo e proseguire poi alla scuola materna. Diciamo che per tutto l'anno quindi c'è stato un susseguirsi di laboratori pittorici, manuali, motori appunto, e che hanno portato il bambino ad un percorso di autonomia. Quanti bambini frequentano questa struttura? Quest'anno abbiamo avuto 17 iscritti.
Vengono anche dagli altri comuni o solo da Castel San Lorenzo? Sì, anche da altri comuni, ossia dai comuni insomma, del piano di zona S7. Allora, un anno ricco quello che si conclude, ma altrettanto ricco sarà quello che arriva. Sì, un anno molto ricco, un anno pieno di emozioni sicuramente, e il prossimo sarà insomma un anno che, al quale vedremo una nuova progettazione e nuovi sicuramente obiettivi da raggiungere. Un lavoro impegnativo quello che ha a che fare con i bambini così piccoli, ma penso che siano altrettanto grandi le emozioni. Un lavoro, sì, un lavoro di grande responsabilità, un lavoro che richiede competenze a 360 gradi e un'emozione immensa sicuramente. I bambini regalano davvero emozioni e sicuramente quest'anno un pezzettino di ognuno di loro resta dentro noi educatrici. Cosimo Fabiano, assessore alle politiche sociali, una grande festa qui all'Asilo Nido che è l'occasione per l'amministrazione, per il piano di zona ma anche per il consorzio La Rada di sottolineare l'importanza di questo servizio reso ai cittadini. Sì, in realtà quest'anno abbiamo usufruito di un servizio veramente bello, i genitori sono contenti, l'amministrazione ancora di più, un ottimo rapporto di collaborazione con il consorzio La Rada e ovviamente grazie al piano di zona insomma siamo riusciti a dare un servizio finalmente decoroso per i nostri bambini. Quest'anno abbiamo anche svolto il servizio mense, quindi c'è anche l'orario pomeridiano, abbiamo una ventina di iscritti e a brevissimo ci saranno le iscrizioni per il prossimo anno. Ringrazio le operatrici che si sono dedicate veramente con passione allo svolgimento di questo servizio e che dire, speriamo di far crescere sempre di più questo servizio aumentando qualche servizio, anche il numero, perché abbiamo da quest'anno a disposizione ulteriori locali da destinare al nostro nido. Un'attenzione insomma sempre costante per le politiche sociali, per i bambini in questo caso, ma anche per gli anziani, portatori di handicap, in un periodo in cui insomma è anche difficile per la carenza di risorse programmare qualcosa, insomma l'amministrazione fa la sua parte, almeno ci prova. Sì, detto bene, ci proviamo perché abbiamo già da un paio d'anni insomma anche servizi rivolti agli anziani, ai minori, abbiamo con fatica stiamo tentando di portare avanti un discorso per i diversamente abili che ad oggi oltre al centro diurno di Bello Sguardo non siamo riusciti a fornire dei servizi tali da avere quel minimo di, non di soddisfazione, ma di servizio ai nostri cari cittadini. La speranza è che anche in questo ci stiamo lavorando, il piano di zona sta lavorando, sta progettando delle azioni nei loro confronti, speriamo che per settembre riusciamo a dare finalmente qualche servizio in più anche ai nostri ragazzi e anziani che hanno difficoltà nella mobilità o altri problemi psicofisici. Siamo ora con Ida Vicinanza che è la coordinatrice dell'asilo nido non solo di Castel San Lorenzo. Intanto un commento su questa bella giornata che vede la partecipazione dei genitori soprattutto. Sì, oggi è la festa di fine anno qui a Castel San Lorenzo, è un momento di gioco, un momento di divertimento, ma non solo, è anche un momento molto delicato per noi che ci siamo affezionati ovviamente ai bambini. E niente, oggi abbiamo raccontato la storia del bruco che ovviamente si trasforma in farfalla e questo è un augurio ovviamente a tutti i bambini affinché possano vivere relazioni sempre più intense, esperienze sempre più significative. Io sono la coordinatrice dell'ambito S7, precisamente Castel San Lorenzo e Rocca d'Aspide. Vorrei nominare anche una mia collega, Adriana Sansevieri, anche lei coordinatrice di due micronidi che fanno parte sempre dell'ambito S7, ovvero Albanella e Giungano e anche Capaccio. Questo è, abbiamo detto insomma spesso questa mattina, il giorno che chiude l'anno scolastico per questi bambini, ma naturalmente il servizio continua nei prossimi mesi. Sì, il servizio continuerà nei prossimi mesi, ovvero a settembre, e con la speranza ovviamente di migliorare, di crescere, ovviamente raggiungendo obiettivi sempre più complessi e niente, questo è il nostro augurio. E intanto c'è tempo fino al 31 luglio prossimo per iscrivere i propri bambini presso gli asilo nido che fanno capo al piano di zona ambito S7.
Sono aperte le iscrizioni ai micronidi d'infanzia comunali attivati dal piano di zona ambito S7 con sede a Rocca d'Aspide. Dall'ufficio di piano fanno sapere che è già possibile presentare domanda di iscrizione per il prossimo anno scolastico. Il servizio, che sarà gestito dal consorzio La Rada, che si è distinto per grande professionalità, riguarda bambini tra i 6 e i 36 mesi. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione e lo sviluppo armonico attraverso il gioco e le attività laboratoriali, manuali e di prima alfabetizzazione. Il servizio è attivo presso i comuni di Albanella, Giungano, Capaccio Pestum, Castel San Lorenzo e Rocca d'Aspide ed anche per l'anno scolastico 2018-2019 sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, il sabato dalle 8 alle 13. L'anno scolastico avrà inizio il 10 settembre e terminerà il 3 agosto 2019. Le famiglie interessate possono già far pervenire la domanda ritirando il modulo di iscrizione presso l'ufficio delle politiche sociali dei comuni dell'ambito oppure presso l'ufficio di piano al comune di Rocca d'Aspide, ma anche online sul sito del comune di Rocca d'Aspide. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio. Per accedere al servizio occorre presentare, oltre al modulo di iscrizione, la fotocopia del documento di identità, l'attestazione ISEE e le autocertificazioni richieste nel modulo di domanda stesso. Il Nido Il Calore delle Coccole ha lo scopo di favorire, in collaborazione con le famiglie, uno sviluppo fisico e psichico equilibrato e funzionale del bambino ed una buona capacità di socializzazione, assecondando le inclinazioni istintive dei bambini della fascia di età a cui si rivolge. E con questa notizia chiudiamo questa puntata di Voci dal Cilento, che come sempre potete rivedere, io vi invito a farlo, su vocidalcilento.it. Seguiteci anche su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie per l'attenzione, a presto!